Due volte, se mi si volete fatto due. Calcio di punizione della per la Soveco col fischio dell'arbitro. Palla in aria, respinge la difesa, ancora Soveco in avanti. Fischia arbitro, c'è l'arbitro nel mezzo, fischia, preso l'uomo diretto, ha placcato l'uomo diretto, ancora Soveco, bel lancio anticipato dal difensore, in fallo laterale. Fatto gol Versilia. Allora siamo al 20°, una punizione dal limite. Il tiro, la bella respinta del portiere Vettori, poi un calcio, un fallo laterale per il Versilia. Il Versilia in questo momento è in vantaggio per una rete a zero, il gol di Diusse. Dai, sei! Gol! E c'è il pareggio in questo momento dell'Atletico QM Soveco con rigore. 25°. Fischiatela dentro l'area. Fischiatela, ammonito. Calcio di rigore per l'Atletico QM. Atterrato in baie sul dischetto, si presenta Bianchi Stefano, autore del gol del pareggio. Tutto pronto per il calcio di rigore. Ecco il fischio e la rete, 2-1 Atletico al 25° minuto. Angolo per il Versilia, alla battuta Bertocchi, portiere che para e rinvia. Siamo al 40°. L'Atletico QM in avanti, calcio d'angolo. Grande parata di Apolloni che rimanda ancora in angolo. No, che tirato. Va bene,
via. Va liscio, c'è il Versilia. Fallo, calcio di rigore. No. Questa volta per... Mancava un minuto, mezzo minuto mancava. Fallo. Il fallo su di Usse. Mezzo minuto. Ed ecco, sul dischetto è tutto pronto. Ancora Diusse, il tiro e il gol del 2-2 e finisce il primo tempo. C'è il Versilia in attacco, punizione da calcio d'angolo, le respinge il portiere che subisce anche fallo. 13° minuto, calcio di punizione per l'Atletico QM, il tiro e la deviazione di Apolloni, calcio d'angolo. Via bestia! Che ce la fini! Il tiro era di Daniele Frongia. Calcio d'angolo di Crisci, la palla in aria sul secondo palo, la tenta la rovesciata. Un baie, la palla è fuori. Madonna cane! Venticinquesimo, 2-2 risultato. C'è una punizione per l'Atletico QM, battuta da Frongia, la palla in area, colpo di testa alto. Siamo alla mezz'ora della ripresa, risultato di 2-2. C'è un calcio di punizione per l'Atletico, Frongia al tiro. Bugiardo! Che è Bugiardo qua? Bella! Se gli fa il velo, Dio, com'è duro! Com'è duro! Se gli fa il velo, è in porta da solo! Bella, sei solo! Sei solo! Eccolo! Traversa! Traversa! L'Atletico QM colpisce una traversa in contropiede, Ricci fermato. Velocità non ci andrà mai, un po' troppo lontano dalla porta. Eccolo ancora. Eccolo, te vedi, E non male, è strullato. Quarantatreesimo, Versilia in avanti con un calcio di punizione, la palla in area respinge la difesa. Niente di fatto, si rimane sul 2-2. Bella! Eccole. No, da fuori gioco da fischiare. Allora, siamo qui con mister Maganzi del Versilia, assenza importante nella squadra, comunque un buon pareggio strappato sul campo dell'Atletico QM. Sì, diciamo, per come si era messa la settimana, diciamo che è un bel risultato. Purtroppo ci siamo presentati a inizio campionato e con tantissime assenze, probabilmente con 5-6 titolari, quindi venivamo a giocare con una squadra che purtroppo non conoscevamo nemmeno, avendo fatto l'anno scorso il campionato nel girone di massa, quindi abbiamo trovato un campo anche non del tutto praticabile. Alla fine diciamo che ci può andare bene, vi dai un 2-2 come prima partita, l'accettiamo volentieri. Ok, grazie, alla prossima. Siamo qui con mister Smisuri dell'Atletico QM Soveco, debuttante in terza categoria, un pareggio un po' stretto.
Sì, diciamo che per il gioco che si è visto, insomma, penso che dovevamo ottenere un pochino di più. Abbiamo avuto parecchia sfortuna, però il calcio è così. Si spera che poi in una situazione, in un'altra partita, magari ci girerà meglio a nostro favore. Però la squadra l'ho vista veramente bene, i ragazzi quasi tutti nuovi, insomma, siamo partiti da zero a creare una squadra e ci sono tanti ragazzi in gamba, qualcuno d'esperienza. Secondo me si può fare un buon campionato. Siamo sicuramente una matricola, ma una matricola che prova a giocare a calcio e a divertirsi, diciamo così. Ok, grazie mister. Grazie. Siamo qui con Andrea Bonuccelli, responsabile dell'Atleto QM Soveco. Dopo tanti campionati di WISP avete voluto provare un campionato di terza categoria. Sì, abbiamo provato a fare un campionato di terza categoria assieme a Atletico QM. E niente, la squadra insomma è composta da dei vecchi senatori della vecchia squadra con altri giovani che già facevano la terza categoria e niente, piano piano cercheremo di abituarci anche a questa categoria. Allora, differenze, il ritmo sicuramente è superiore. Per quanto riguarda i giocatori, secondo me nella Serie A WISP alcuni giocatori possono giocare tranquillamente in terza categoria molto molto bene. Più che altro il ritmo che naturalmente è più alto. Risultato no, sinceramente no, ci va un po' stretto perché secondo me abbiamo creato molte molte occasioni al di là dei due pali, ma... ho visto una bella squadra in campo, ho visto delle belle cose, siamo molto contenti. Dispiace il pareggio che ci va stretto, però ci rifaremo magari alla prossima. Okay, grazie. Grazie mille.